Buongiorno, siamo ospiti del British Institute of Florence nella biblioteca dedicata a Sir Harold Acton sul Lungarno Guicciardini. Qui con noi c'è la direttrice del British Institute, la dottoressa Vanessa Hall-Smith. La dottoressa Hall-Smith è direttrice dell'istituto dal 2004, dopo una carriera di successo come avvocato a Londra. L'esperienza in Italia è la realizzazione di un sogno, ovvero la volontà di approfondire in Italia i suoi interessi per la storia dell'arte e la cultura in generale. Dottoressa Hall-Smith, l'Istituto Britannico di Firenze è stato fondato nel 1917 e fu il primo istituto culturale britannico ad operare all'estero. Può parlarci brevemente della sua storia? Certo, come ha detto, siamo stati fondati nel 1917, verso la fine della prima guerra mondiale. E c'è stato per parecchio tempo l'idea di creare un istituto culturale qui a Firenze, dove gli italiani e l'inglese, potevano scambiare idee. Sulla cultura, idee intellettuali. E quando l'Italia è entrata nella guerra, questa diventava ancora più importante. E durante l'autunno di 1917 l'istituto ha cominciato le sue attività qui a Firenze. La grande fama riconosciuta all'Istituto è in merito all'alto livello di insegnamento che garantisce ai suoi studenti, ma l'offerta di ottimi corsi di lingua è solo una delle opportunità che l'Istituto rivolge ai suoi frequentatori. Questo è vero, facciamo tante altre cose. Qui a Firenze siamo conosciuti come scuola di lingua inglese, però facciamo anche corsi di lingua italiana per gli stranieri e anche corsi di storia dell'arte. Abbiamo tantissimi studenti che vengono da fuori. Oltre quelli abbiamo anche programmi per le università straniere, studenti che vengono sia dalle università inglesi che le università americane. Facciamo anche esami di Cambridge per la lingua inglese, a parte la parte diciamo, didattica, educativa. Abbiamo un grande programma di attività culturali qui. Facciamo ogni settimana una conferenza qui in biblioteca che è aperta al pubblico e facciamo anche convegni qui, laboratori e anche proiezioni dei film. Tra un mese facciamo la nostra settimana shakespeariana che ormai nella quinta edizione e quest'anno facciamo Macbeth, sarà il tema della settimana e faremo laboratori con le scuole fiorentine, vengono i ragazzi dalle scuole. Faremo anche conferenze, proiezioni dei due dei film di Macbeth, uno da Roman Polanski, l'altro in giapponese molto conosciuto, Trono di Sangue di Kurosawa. E faremo anche qui una mostra bibliografica di cose dalla nostra biblioteca.
La biblioteca è il cuore delle attività culturali dell'Istituto e raccoglie una delle più vaste collezioni di libri in inglese di tutta l'Europa continentale. Quali sono le iniziative che l'Istituto porta avanti perché i giovani siano attratti a frequentarla con una certa regolarità? Noi in questo momento cerchiamo di lavorare molto con le istituzioni qui a Firenze. In questi ultimi giorni abbiamo avuto un numero di gruppi di ragazzi dalle scuole, dalla scuola media. È un'iniziativa che si chiama Chiavi della Città, per introdurre i ragazzi alle biblioteche a Firenze. E questo tipo di attività che fa conoscere i ragazzi la collezione che è qui. Anche la settimana scorsa stiamo coinvolti in un'iniziativa nazionale che si chiama DS, Le vie d'Europa, sulla letteratura europea, e quest'anno i ragazzi sono stati richiesti di lavorare sulle opere di Robert Louis Stevenson, e sono venuti più di 700 ragazzi delle scuole medie da tutta l'Italia qui a Firenze. Non potevamo ospitare tutti qui in biblioteca, allora siamo andati al cinema Odeon. Ma è questo tipo di iniziativa per i ragazzi che ci interessa molto. E siamo sempre contenti di vedere ragazzi qui in biblioteca, dà vita alla nostra collezione. Grande importanza viene anche riservata agli scambi culturali. Esistono borse di studio, convenzioni e collaborazioni con istituzioni estere per favorire questi scambi? Sì, abbiamo convenzioni con alcuni istituti in Inghilterra. Per esempio, ogni anno offriamo ai nostri studenti di lingua l'opportunità di andare in Inghilterra con una borsa di studio per stare o all'Università di Oxford o all'Università di Cambridge, gratis, a uno dei collegi molto belli in queste città, che è una grandissima opportunità per questi studenti, e i loro studenti vengono da noi per fare un corso. Abbiamo una convenzione simile ad Edimburgo con un'altra scuola, e queste sono opportunità molto importanti. A parte quello, ogni anno offriamo sempre un corso gratis, uno agli adulti e uno ai ragazzi, facciamo una specie di estrazione. Però per scambi culturali facciamo anche scambi tra i nostri studenti che vengono qui per imparare l'italiano e quelli che sono qui per imparare l'inglese, e proviamo di mescolare questi gruppi di studenti uno con l'altro, non solo per praticare la lingua, ma anche per capire bene studenti da un altro ambiente. Ringrazio la direttrice Vanessa Hosmith per la sua disponibilità e per le preziose informazioni fornite ai lettori del Tamarindo.